ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Oggi registro un bel vlog come vecchi tempi. Ripeto, io so sempre che vi piacciono, quindi quando posso e faccio cose un po' interessanti vi porto. Oggi, stamattina, sono dalla nutrizionista, quindi sarà molto interessante poi parlarne dopo. Sono un po' in ansia perché ovviamente non seguo una cosa bella definita e come facevo prima da quando sono tornata e da prima di andare ovviamente in Corea. Insomma, lì mi sono un po' data alla pazza gioia, quindi sarà molto interessante. Cioè, io mi sento, quindi già quello ovviamente so come andrà, però va bene. L'importante è poter recuperare. Quindi ora appunto faccio questa cosa. Mi sono scordata la macchinetta, quindi sto registrando col telefono. Vabbè, dopo devo andare a fare un po' di giri. Tra l'altro sta piovendo e la mia intelligenza è stata quella di mettermi in lag. Quindi ora aspetto di entrare a fare la visita e poi sicuramente vi racconto. Eccomi tornata a casa. Mi sono fermata un attimo a pranzo da nonna. Mi devo ancora togliere il giacchetto. Ho visto la clip che ho registrato prima con l'iPhone, ragazzi, quanto ero brutta, porca miseria. Ce ne faremo una ragione. Questi giorni sta facendo freddo, pioggia, boh, adesso è uscito il sole magicamente, non si sta capendo più niente. E la mia camera è un disastro. Cioè, avete presente un disastro? Ora vi faccio vedere, ma non siete pronti. A parte gli gnominis qua che mi seguono come sempre. Qui ci sono due bambine oggi. Vabbè, disastro, ma c'è sempre il disastro, è ok. Però ieri cosa ho fatto? Mi sono messa a fare un decluttering. Quindi ho messo tutti questi vestiti, queste cose che non uso, sempre molto colorate, su Vinted sempre. Anche tutti questi vestiti, accessori, eccetera. Quindi vi lascio il link perché sicuramente troverete ancora le cose. Che poi mi dà fastidio perché vedete, cioè, hanno il cartellino, sono mai messe. Poi ieri mi è arrivata anche la schedina memory nuova. Ho provato a prendere questa perché non so se lo vedete scritto, ma c'è scritto 4K. Visto che la mia macchinetta per registrare i video supporta anche i 4K, quindi ho comprato questa. Poi tra l'altro, parlando di macchinetta, a volte fa dei rumori strani, quindi la volevo mandare in assistenza. Il problema è che mi hanno detto non si sa quanto ci vuole, può essere che ci mette anche un mese. Però io poi come registro il video? Sto pensando se mandarla o meno, se sia un problema che effettivamente è fastidioso oppure no. Adesso vi faccio una prova insieme a voi e mi dite se è il caso o meno, perché succede solo quando mi avvicino per mettere a fuoco le cose. Sentite questo suono tipo... Si sente come un piccolo suono meccanico, ora non so. Io lo so, quindi lo noto, anche mentre poi mi metto a montare i video. Quindi staremo a vedere. Ma tu sei qui bellissimo, patatino! Perché volevi stare al sole, eh? Tra l'altro, guardate, mia sorella cosa si sta chiudendo a fare questi giorni. Mi giuro, mi toglie la vita questa cosa. Non credo avrei la pazienza. Preferisco leggere piuttosto che fare una cosa del genere. Questi giorni sono un'impacchettatrice ambulante, praticamente. E poi, ragazzi, finalmente, una delle mie cose preferite da fare in inverno, adesso che sta cominciando, non so, la buona ora, fine gennaio quasi, di fare freddo, le candele. Quindi ho messo queste qua nuove, che sono appunto di Oven May. Questa ad esempio è quella grande, con i tre stoppini. Voi pensate che meraviglia anche solo regalare una cosa del genere? Tra l'altro la cera è fatta di soia e il tappo è vero legno. Infatti ogni tappo, se ci fate caso, è diverso dall'altro. Poi che ve lo dico a fare, io uso i loro diffusori. Infatti uno di quelli nuovi che ho messo adesso si chiama Scandinavia. Ha un odore maschile. Poi io non sono brava a descrivere le fragranze, ma se andate sul sito trovate tutte le descrizioni. E tra l'altro, ragazzi, aspettate perché questa vi piacerà, abbiamo un codice pazzesco e straordinario, che se non prendete adesso quelle che vi sto per far vedere, perché sono il mio pezzo preferito, siete dei pazzi. Con il codice che vi scrivo adesso e trovate ovviamente qui sotto, avete il 50% sulla spesa, quindi già quello dimezzato, più una mini candela in regalo. Per me sono pazzi, non so com'è possibile che mi abbiano dato da dirvi questo codice, quindi sfruttatelo, fatene buon uso. Ma adesso vi faccio vedere il pezzo forte, perché sono impazzita, lo sapete che adoro il mondo delle Sailor, sapete anche qual è la mia preferita, Sailor Mars, c'ho anche il tatuaggio. Cioè, voi state capendo che c'è la collezione delle candele ispirate appunto ai pianeti. Questo è appunto Mars, Moon, Venus e Saturno. Io ho queste, mi metto qua da mia sorella così c'è una bella luce. A parte la confezione, che vabbè, questi sono dei regali che se mi arrivassero a me impazzirei. Ma guardate qua, cioè, se questa non è da arredamento. E poi ognuna ha una scatolina, diciamo, di latta differente. Questa appunto è Moon, che è nera, ha una fragranza buonissima, tra l'altro sono super speziate. Vi faccio vedere appunto la mia preferita, che è Mars, non a caso anche questa tantissimo di ambra. Poi visto che ci sono, vi faccio vedere anche queste. Venus ovviamente è dorata, è un odore molto più dolce rispetto alle altre. E poi Saturn, che anche questa mi fa volare. Vi prego, cioè, se voi avete una stanza rosa,
cioè, non vi prendete questa candela, andate subito perché credo siano in edizione limitata. Comunque, cioè, capite, guardate anche solo queste due insieme. Quindi niente, così io vi ho avvisati anche di questa cosa. E adesso invece vi racconto un po' come è andata dalla nutrizionista. Vi lascio scritto anche il suo contatto, perché molto spesso mi chiedete Ila da chi vai, da chi ti fai seguire. Quindi magari se vi serve una nutrizionista e vi posso consigliare lei, che so che è brava, giustamente, perché altrimenti non mi farei seguire io in prima persona, vi lascio appunto il suo contatto, lo potete contattare anche su Instagram. Anche se c'è il principino qui, continua a richiedere le mie attenzioni. Lo sai che sto parlando con gli zii, quindi saluta prima di tutto, non fare maleducato, bravo. Poi vai con le tue sorelline, intrattienile. I versi che sentite in sottofondo invece è la maialina di Nana Naisi, che facciamo fare un saluto anche a lei. Agnon! Lo sapete, la Gwenda c'è sempre. Comunque, allora, cosa è successo? Ovviamente c'è una notizia buona e una cattiva. Lo sapevo, perché lo sapevo, che mentre che sono stata in Corea mi sono limitata sì, ma avrei ripreso comunque qualche chilo. Però io ho tantissimi problemi con i carboidrati e i dolci. E ovviamente qual è la cosa che si mangia di più in Corea? I carboidrati e i dolci. Quindi sapete, perché comunque mi vedo, mi sento, lo percepisco, no? Sapete, quando conoscete bene il vostro corpo, sapete come reagisce e sapete come vi sentite. Ci sono dei giorni che mentre stavo lì mi sentivo gonfissima. Ho evitato di pesarmi, farmi troppi problemi da appena sono arrivata. Ho detto ok, poi aspetto, faccio la visita con lei, poi c'è stato Natale, feste e cose. Ho detto ok, è il momento di andare, quindi oggi appunto era questo giorno. Ho ripreso ben 7 kg. Non staremo qui a parlare di peso o cose, perché ovviamente sono argomenti che triggerano, non vorrei mai, non è quello il punto. Fatto sta, insomma, che ho ripreso peso. L'importante adesso è semplicemente rimettersi in pari, rifare le cose fatte bene e spero, ecco, di recuperare. Purtroppo non si può pretendere che le cose vadino bene sapendo appunto la mia situazione. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere il video mukbang, quello che è uscito ieri tra l'altro. Poi ci sono, insomma, tutti gli altri video sul canale dove vi parlo delle mie problematiche alimentari. Quindi purtroppo, ecco, io lo so che se non seguo le mie determinate regole si va incontro a queste cose. L'importante è poter appunto recuperare, rimettersi adesso nella cosa mentale di dire vai, lo fai e andrà bene, come andava anche prima. La costanza è sempre fondamentale. La mia nutrizionista, ripeto, ve la consiglio anche tanto, perché lei è molto umana, capisce bene tutto quello che le chiedete, le dite, qualsiasi tipo di problema, vi aiuta, c'è sempre, potete scrivere. Cioè, lei ha visto che avevo ripreso questi 7 kg, non è che mi ha detto oddio, situazione disastro, cioè è sempre molto propositiva, ecco, come è giusto che sia. Bravissima Lucia, continua così, ti prego. Non è che fisicamente sto male con me stessa, però ripeto, mi sento appesantita. Cioè, questi chili che ho preso li vedo, li sento. Tra l'altro vi ho detto anche su Instagram che sicuramente vi metterò un po' più in mezzo, anche perché ogni volta che poi vi parlo di dieta o cose ricevo sempre i vostri messaggi dove mi dite Tila, ti prego parlane, così motivi anche me, eccetera eccetera. Quindi ci motiviamo a vicenda, ci teniamo su col morale, condividiamo consigli, cose, e va bene così. Qua che succede? State giocando. Che carini. Sto giocando a nascondino. Che cosa? Ma siete bellissimi. Ma dove hai trovato quello? Intanto mi tiravo fuori dei giochi e io mi ero persa. Anzi, ora sapete che faccio, mi accendo proprio una delle mie belle candele. Mi dispiace perché ovviamente si rovinano, però quest'anno la combustione è lunghissima, quindi so che dureranno. Io ad esempio sono molto sensibile alle fragranze, quindi quando sono troppo forti eccetera mi danno molto fastidio. Invece queste sono pazzesche, perché non mi creano nessun tipo di problema, né di nausea né di mal di testa. Prendo l'accendinello e la mettiamo subito, così vi faccio vedere. Poi mi sono cambiata, mi sono messa qualcosa di comodo. Tra l'altro ho ritrovato, sempre mettendo a posto ieri, questo cardigan che io non mi ricordavo di avere. Ora lo userò a casa perché è molto caldo, è lunghissimo. Poi mi sono messa a impacchettare qualcosa. Poi cosa ho fatto questi giorni? Mi sono finita di vedere Alchemy of Souls, che è un K-drama, tra l'altro credo sia il mio primo K-drama fantasy che vedo. Su Netflix lo trovate. Prima stagione 20 puntate da un'ora e mezza l'una, cioè beccatevi questa. Seconda stagione è appena iniziata, la stanno appena mandando adesso su Netflix sottotitolata in italiano, e dovrebbero essere 10 puntate, sempre da un'ora e mezza, e ne stanno mettendo due ogni sabato. Quindi ho recuperato appunto le prime due. Giuro, mi sta piacendo tantissimo. Se ve ne posso consigliare uno e vi piace il genere fantasy, non pensavo mi potesse prendere così tanto. E ripeto, cioè, io ho recuperato tutte le ultime, cioè mi sono fatta 8 ore di binge watching proprio pesante. Prendiamo gli ingredienti per fare quello che devo fare. Yogurt,
Caffè io uso questo, poi cacao amaro, cioccolato fondente o gocce di cioccolato, farina di cocco, biscotti, in questo caso non ho più i miei quindi prenderò questi, però altrimenti potete usare anche i wasa, le fette biscottate, fate un po' di prova e vedete qual è la cosa che vi piace di più. A me sta per venire il ciclo ovviamente, quindi sono più golosina del solito, mi concederò questi tre biscotti, cioè almeno sono tre. Ora mi organizzo tutte le mie ciotole e vi faccio vedere come stratifico il tutto. Ovviamente è meglio se lo fate tipo la sera prima per la mattina, insomma fate passare un po' di ore. Serve qualcosa da comprare? Nescafè che sta a finire. Il latte, eh? Allora, cosa vado a fare? Ciotolina con il latte, così ci inzuppo tutti i biscotti e mi viene tipo effetto tiramisù. Non metto dolcificante, niente, eh. Un tempo mettevo il miele nello yogurt, sinceramente ultimamente non ne sento la necessità, anche perché se metti la farina di cocco, i biscottini questi già sfiziosi. Poi ho comprato questo vasetto da Ikea, non mi ricordo se quel giorno stavo vloggando, comunque metto yogurt, ora non fate caso è tutto sporco tanto ve lo dovete mangiare. Vado a mettere il primo biscotto, lo faccio ammollare bene, a me piace quando rimane anche un po' smollaccioso. Tra l'altro prima da mia nonna abbiamo visto tutta la questione dei segni cinesi e abbiamo capito che mia nonna è nata nell'anno del topo, che stavo sentendo prima in radio che è sempre un anno sfigatissimo e succedono sempre le peggio cose, quindi le ho detto: nonna, mi dispiace, sei nata nell'anno del topo. Poi mio padre anno della scimmia, mia madre l'anno del maiale e io appunto della tigre. Ragazzi, tutti differenti, credo possano stare in ammollo anche 46 ore, non si ammolleranno mai, quindi lo metto e gli do, vedete, qualche colpetto per sfrantumarlo un poco. E poi appunto in mezzo allo strato ci metto un pochino di farina di cocco, qualche pepita di goccetta di cioccolato e una noce. Visto che io faccio appunto tre strati, alla fine so cosa ci metto, perché ci metto tre biscotti, tre noci e so sempre insomma le quantità. E poi proseguo così, quindi faccio un altro strato, poi ci metto un cucchiaino del caffè e latte qua che è rimasto e continuo a fare gli altri strati. Chi vi dice che a dieta non si mangia o che sono tutte cose cattive, beh, vi mente, o comunque non è a dieta da tutta la vita e quindi cerca di trovare soluzioni sfiziose per non togliersela, ecco, la vita intendo. Questo, amici miei, è il magico prodotto finale. Vi posso assicurare che non rimpiangerete i dolci. L'ho già detto che odio questa casa perché è sempre perennemente buia. Ok che sono le 5 e mezza, fuori è buio, quindi dite da dove dovrebbe entrare la luce, ma è comunque brutta questa luce. Vabbè, comunque stavo finendo qua di mangiare la merendina, è uscito fuori che tra poco mi devo ripreparare, cioè in realtà vuol dire solo che mi rimetto la vestita che avevo prima. La pigrizia sempre al primo posto, perché devo andare al commercialista. Non vorrei andare, ma devo per forza andarci. È un mese che sto cercando di andare e ogni volta non troviamo, ho da fare io, ho da fare lui. Devo andare a sentire per una cosa importante, gli devo chiedere tantissime cose, dobbiamo capirne tante altre, quindi sarà pallosissimo. Odio fare queste cose, purtroppo le devo fare io e non può fare nessun altro. Mio padre ogni volta mi accompagna perché capisco, ma a volte fino a un certo punto. Tra l'altro è verissima la cosa, lì per lì nel momento dell'incidente mi ha fatto male soltanto il dito e ok, ve lo spiego. Mi avete vista proprio step by step. Qualche ora dopo ho cominciato a farmi male tutta la parte dietro il collo e mi è uscito poi il famoso livido, quello della cintura. Poi infatti ero preoccupata anche per la protesi, che tra l'altro ancora a volte mi dà fastidio, ma va bene. Settimana dopo, ragazzi, mi è uscito tutto insieme, mi ha cominciato a far male il braccio con il gomito, il dito qua che mi faceva male, che si era gonfiato, mi fa ancora male, cioè se io faccio un pugno del genere e premo è ancora indolenzito. E la cosa peggiore, ragazzi, il ginocchio, mi si incricca il ginocchio. Perché i traumi sul corpo si vedono dopo così tanto tempo? Cioè, può essere che tra un mese io mi ritrovi che, non lo so, mi fa male l'anca. Così, d'amblè. In più, ripeto, stare dietro a tutta questa questione è veramente palloso. Io spero che non facciate mai un incidente in generale nella vita, soprattutto per non dover stare dietro a tutte queste cose. Per fortuna ho i miei che mi aiutano, ripeto, perché io da sola probabilmente mi sarei fatta fregare al primo colpo. Non perché sono scema e non ragiono, ma proprio perché quando non sei nelle cose ti devi affidare agli altri per capirle e io tutte queste cose non le capisco proprio. E ancora dobbiamo leggere tra l'altro il rapporto che hanno fatto i vigili, perché poi la signora, ve l'ho detto, quella che mi è venuta addosso, lei è andata in ospedale. Quando si va in ospedale, il referto, diciamo, dell'incidente, c'è proprio un nome, adesso non mi viene, può essere che ve lo fanno vedere anche dopo 40-60 giorni e fino a quel momento non si saprà a chi i vigili hanno dato la colpa, tra virgolette. I segni sull'asfalto sono palesi, eccetera eccetera, però poi
poi vatti a fidare, che cacchio ne so. Io ovviamente so di stare nel giusto perché so cosa hanno visto i miei occhi, insomma. Però c'è sempre quel momento in cui dici no, chissà loro cosa hanno capito invece e cosa avranno scritto. No, perché sapete, in base a quello poi si decide se l'assicurazione mi paga tutti i danni, perché appunto non è colpa mia, se danno ragione alla signora, che mi sembrerebbe totalmente assurdo, oppure se il tutto va diviso equamente, quindi se io devo prendere un tot di intero mi viene data soltanto la metà. In quel caso ovviamente non andrebbe bene, quindi potete sempre pregare piacendo un cero per la vostra amica da casa, tanto male non fa. Mi sto pensando che appunto devo andare al commercio, volevo farvi vedere la candela, sta bruciando da 4 ore e si è consumata pochissimo, guardate, e poi ha lasciato un odore buonissimo, quindi adesso ovviamente la spengo. Mi raccomando, state attenti con le candele. Tornata ora fresca fresca da quest'ora dal commercialista, ho chiesto quello che dovevo chiedere, in realtà mi è sembrato più semplice di quello che pensavo, sono io che sto cominciando a capire le cose dopo non lo so 5 anni di partita IVA ormai. Non pensavo fosse passato così tanto, quindi sì, ci sono delle cose da sistemare, ma sembra che abbiamo fatto tutto. Poi aggiornamento incidente, ho parlato con l'avvocato che si sta occupando del tutto, ovviamente la signora non si è presa la colpa, però quello che ho detto anche a mia madre è ovvio, purtroppo non viviamo in un mondo di persone oneste, si prende la responsabilità di quello che ha fatto e di conseguenza deve sborsare un sacco di soldi, quindi ovviamente me l'aspettavo. Se vi state chiedendo perché in tutta questa situazione io non sia disperata, beh, perché non posso, altrimenti mi lascerei andare e cadrei nell'oblio più profondo. Detto ciò, tra un po' mi devo buttare in doccia, ragazzi, non esiste, sono giorni che rimando questa cosa di lavare i capelli, sono arrivata al punto che mi cascheranno dalla testa se non lo faccio oggi, quindi insomma basta gelarli così e poi andrò a fare cena. Ed eccoci qua, doing some skincare, perché mi è uscito un mega brufolazzo. Domani devo girare dei contenuti makeup e non va bene. In tutto ciò, vi giuro, sono rimasta sconcertata, perché dopo il video di oggi, il fatto che io mi sia aperta così sul discorso di CA, mi avete scritto un sacco di messaggi in direct su Instagram, le vostre esperienze, cosa state passando. Ogni volta poi mi ricordo effettivamente il potere dei social e per cosa lo dovremmo usare nel bene, insomma. Spero di potervi parlare di questi argomenti in maniera un po' più dettagliata, piano piano. È sempre assurdo quando mi fermo, penso queste cose però non le direi mai, magari, non lo so, alle persone più vicine a me, ma mi viene così facile dirlo a voi. È una cosa che viene esposta perché, essendo online, insomma, è di dominio abbastanza pubblico. Pensate quanto è strana la mente umana. Detto ciò, comunque ragazzi, per oggi è tutto, perché adesso vi metto ad editare il video così appunto lo potete vedere. Io vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me oggi e ci vediamo presto.